sta giovane che sta spacciando. Fa una cosa, la fai, cominciamo a fare la sigla. La sigla? Ma io non capisco, se mai se l'avessi fatta una cosa che non avuto che fare, ma vai la pazzia. La fai, per piacere, ti sto valorizzando, quello che dici, ti ci fatto fuori film, ti ci fatto fuori speciale, canta ma la sigla. Stai valorizzando, guarda qua, non posso che è in inferno. E hanno trovato tempo a così. Una femmina, non ci sta una femmina, non è mai possibile, ma come è possibile, una femmina? Non la trima, la fai, caccia, ma ora la televisione, ce lo fa faccio, canta la sigla, va, che se la sigla inizia. Stanno, non stanno inquadrati, no? E la mettiamo in sottofondo quando vengono nei titoli. Vai. Vicino mare, facimmo amore, ancora, faccio spazzare. Allegro, però, allegro. Scusate ragazzi, se voi state qui con questo ombrello è finito tutto, perché non è possibile che si faccia una cosa come sei interviste per la televisione con l'ombrello. Ma noi non ti preoccupare, perché noi abbiamo un filtro speciale là sulla macchina presa, che la pioggia non si vede, cioè piove ma è come se non si vedesse, capito? Cancelliamo la pioggia. Cioè, stiamo qua parlando e la pioggia la gente, la gente non la vede perché c'è un filtro su una cosa americana nuova. Stai tranquillo, che non c'è problema. Ti puoi aspettare appena spiova. Che si capirà, aspettiamo appena spiova. Dai, ragazzi, date un ombrello e via, forza. Cominciamo con le domande. Mettetevi bene, seri, guardate in macchina e rispondete. Ma non si vede. Si vede. Allora, facciamo delle domande serie. Normali. Dunque, cara Troisi, com'è questo suo incontro con il favoloso mondo della celluloide? Ci vuole spiegare? Ma, cioè, per me è stato un incontro... normale, insomma, come... Okay. Vabbè. Allora. Aspetta, adesso copritevi un attimo, tanto non ti preoccupare, che l'abbiamo detto, la pioggia non viene, capito? Non viene. Sicuro però... che sta sul filtro? Sicuro, ce l'hai messo il filtro, sì. Ecco, c'è il filtro. Mi pare. Ma non... Cioè, perché io sento una zupparacco qua, cazzo. È tutta un'impressione, non ti preoccupare, che la televisione non si vede. L'importante è che non si cioè, tutto il mondo... Perché è un mondo di fantasia, il mondo del cinema è tutto falso, è tutto falso, tutto costruito, tutto finto. Fanno un film, ma ne date 10 lire. Ma adesso sto valorizzando, ma come lo sento, come sto coglione, non sto film. Ragazzi, vogliamo andare con la seconda domanda, per favore. Ha valorizzato, la seconda domanda. Ecco, adesso intanto vediamo un pezzetto di film e poi andiamo con la seconda domanda. Questo sto valorizzando estremamente. Mi date con me combinato. Non ci penso, film. Se poi non le volete fare queste cose, dite. No. Venite da lontano? Da Napoli. Emigrante? No, cioè io pure un lavoro a Napoli, una cosa normale proprio, come tutti quanti lavoravano. No, sono partito così, per viaggiare, per conoscere un po' che... Certo, fate bene voi giovani. Una cosa non vi va, piantate tutto e cambiate vita. Per me sarebbe tardi, troppo tardi. Tutta la vita ho sacrificato, la famiglia, il lavoro, tutta la vita. E ora non mi resta altro che farla finita. Se non fosse stato peccato mortale, suicidarsi, io lo avrei già fatto da tempo. Certo, ci vorrebbe un modo che facesse sembrare la cosa casuale, accidentale. Ed io l'ho trovato. Un bel incidente d'auto. Quanta gente muore sulla strada. Uno corre perché ha fretta, poi si capovolge con la macchina, è un caso, no? Voi pensate che se ne accorgerebbe? Loro se ne accorgerebbe. Loro sempre se ne accorgono. Che... andate via. Cioè, loro se... pure io a volte faccio certe cose che dico, può essere mai, loro se ne accorgono, che guardano sempre, andate via. Ora ti spiego che cosa diciamo loro.
Te lo spiega te. Allora, no, dovete girare. Sì, no, dobbiamo girare. No, dobbiamo aspettare il tramonto, perché sennò non... Poi decidere, poi è una questione di... Aspettiamo il tramonto. Ma come vai, ti fa sempre delle pause così? Sì, sempre così. Quando si spiega il film, si spiega... Cioè, se la gente vuole sapere com'è il film, noi fermiamo e spieghiamo... Allora io sono un uaglione, che parte a Napoli. Parto da Napoli, così per vedere un po' che sa che ha da fare, insomma, tutte queste cose. No, capisci? Davvero? Certo, ogni parola. O no? Sì. Non è vero, non capisci. Non è vero. Non capisci. Sì. Un po', cioè Guaglione, si capisci. Sì. Guaglione è un ragazzo. Sì. Un boy. Boy. Pure in inglese. Guaglione parte da Napoli, viene a Firenze, però è timido. No, io sono molto timido, timidissimo. Mm-hmm. Non è vero. Mm-hmm. No, è vero, e sono innamorato di una ragazza. Ferma, ma che c'è? Scusa. Ma che c'è? Scusa. Sì, c'è un barone che la laga ha già conosciuta, ha già accompagnata a chi lo suicida. Ma non lo vuoi incontrare? Sì, no, voglio incontrare, però. Ci penso io. Allo! Aspetta tu, aspetta. Ah, voglio incontrare, ma senza fare questa cosa, lo subito così. Ah, e come fai? Aspetta, pensa a stare un momento zitto. Ma mo, sai che faccio? Cioè, faccio una corsa attorno a palazzo. Cioè, giro tutto attorno a palazzo e incontrerà all'altro lato così, dice, ciao, come stai? Ma pare buono, no? Ah, buono. Mannaggia, mi sarei ma quando roba, mira. Fai qui? Su. Come? Cos'hai? Hai corso? No, sono sfinita. Sto camminando da 3 ore. Ah, ma tu non sai nemmeno come mi chiami. E nemmeno io come ti chiami tu. Beh, io sono Marta. Adesso lo sai. E tu? Gaetano. Come? Gaetano. Ah, adesso lo so. Chi è? Un tuo amico? No, non lo conosco. Una, sì, non lo... Non lo conosco proprio, non lo saccio. Dai, accompagnami. Ma fatti. Oh, ragazzi, allora, forza. Adesso ricominciamo il fuori con le domande, su. Ma ci sta un filtro? Ci sta il filtro, ci sta il filtro. L'ombrello. Allora, l'ombrello lo tengo io. Allora, Troisi, indifferente. Caro Troisi, dove hai preso l'ispirazione per scrivere il soggetto e la sceneggiatura di questo film? Ma l'ispirazione me l'ha data Santa Chiara. No, Santa Chiara una femmina, secondo me. Stanno girando, mo, stetto ci. Se vogliamo andare avanti, per favore. No, che femmina, guarda, se sto valorizzando, qua sta giovane che è una femmina è importante. La femmina è puttana assoluta. No, la mia sorella lì, si capisce? È il femmina, è non è femmina, è se voleva, la pure buttarla. Guarda, se sto valorizzando, mannaggia la miseria. Troisi, per favore, io vorrei sapere una cosa. Ci racconta qualcosa del periodo di lavorazione di questo film? Le difficoltà, se vi siete divertiti, se c'era entusiasmo? Ma ci siamo divertiti quasi sempre, ecco. Ci siamo divertiti ridendo. Poi facevamo sempre così, no? Ah. Siamo là e facevamo sempre... Ah, poi mentre lo facevamo così, no? Siamo i tecnici, gli elettricisti, tu sì. Ma, che attaccavano gli autodettivi a rete così, no? Ahi ci mettevano sempre un cartello, Lello tenne il corno. Quando facevano così, no? Facevo Lello tenne il corno. Ci siamo divertiti proprio assai. Poi il femmine assai, ma boh, il femmine si è un sacco di femmine. Io l'ho valorizzato a lui. Assai mi ha valorizzato. E qua c'è il femmine, Lello c'ha le corna. Ma ti stai a me che sei professimità. Oh, io volevo sapere una cosa, caro Troisi, lei pensava di diventare un grosso personaggio del mondo dello spettacolo fin da bambino? Ma sì, l'ho sempre pensato. Pure perché, cioè, me ne sono accorto quando... Perché io leggevo sempre la vita, io l'ho valorizzata, e leggevo sempre la vita dei divi, e sulla vita dei divi ho letto Ornella Vanoni che diceva io diventerò importante, una cosa del genere, e che diceva Ornella Vanoni? Secondo che diceva? Me è qua, Diceva diventerò importante perché... Ah no, Ornella Vanoni diceva, a me mi piace svegliarmi a mezzogiorno.
allora oggi il tasso pure a me mi piace che non ci paghiamo a mezzogiorno, allora diventa importante pure lì, diventa un personaggio, così. Ok. Secondo me, capito. Secondo me forse è meglio. Io credo che è meglio che ci ripariamo un po'. Ma voi non vi preoccupate perché tanto non si vede che piove. No, nessuno ha chiaro, in già facciamo sente congelato. Vabbè ragazzi, certe cose bisogna farle, no? O no? Io sono valorizzato, ma prima c'è il cerito. Tengo da qui le scarpe, cari. Che facciamo? Allora, vogliamo andare a asciugarci? È importante, vuoi film, capito? Questa è una cosa americana. No, ah, cosa per okay. Amici. Ma sta sotto ombrello, perlomeno. Cioè, non te la si viene vicino, vuoi una esci, vuoi così. Ma non ce la faccio più, capito? Non ce la faccio più. Chi ce la faccio più? Guarda, sta come muovendo. Sto combinando. Non ce la faccio più, a po'. Mille lire me la. Ma se li sta male, guarda qua. Io non voglio fare più film, non voglio fare più. No, ti faccio! Guarda che l'altro lato, 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 guarda che cioè, non ce la faccio più a sentire sempre questa cosa. Che facevi San Francesco? Parlava sempre agli uccelli. Se continuamente in direcchi questi poveri bestie che... Sì che lui stanno un poco tranquillo, no? Se non sentire a San Francesco in direcchi, che... Non lo so. Cioè, secondo me gli uccelli non lo supportavano più a San Francesco, eh? Cioè, appena volevano arrivare, qualcuno... Sta arrivando a San Francesco, tu... Cioè, non c'ha... Appena volevano... San Francesco, ma che... Tu quando fai una coppa agli alberi... Cioè, secondo me, guarda, per colpi di San Francesco è nata la migrazione degli uccelli. Perché io non lo so. È perché non hai fiducia in te stesso. Dai, scemo. Lo so che non dormi. Però prima dormivo veramente, giuro.
Ah, oh, parla e basta fotografia, no, ma non tiene pazienza. Aspetta, sono già i zampe giù, ecco, va bene così, ecco, bene, grazie, 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 grazie per me. Com'è, Gaeta? Com'è? Sembra un po'... No, sono un po' che mi sento troppo... Perché? Io da mo' mi ero messo dentro a letto. Ignudo però. Come ignudo? Come la cena... Presente o no? Chi parla così chiaramente sai che hanno a Luca? Ma scusa, è napoletano? E il Napoli, se vince lo scudetto, San Gennaro, date via. E chi ce ne fa vincere no? Cambieresti San Gennaro con lo scudetto? Di la verità, La verità però? No. Non cambieresti San Gennaro con lo scudetto? Lo scudetto con Jim Chissano, perché già mi ha fatto l'anno. Senza San Gennaro. Ma si ha detto te stesso che... Io non sono timido, io sono educato, No, lei è maleducato. No, perché scusa, cioè già all'inizio uno sa sempre che non sai come devi comportarsi. Certo, ma una donna, ma un uomo forse è un po' più sciolto, no? Perché che è questa cosa? Uno pensa sempre che è l'uomo che ha da pigliare l'iniziativa. È proprio sicuro al 100%. Non è la timidezza, è l'insicurezza. Capite che è blocco, perché tu non sai mai come agire. Ma senti, se a te ti torturassero come quello del film, avresti parlato? Per carità, cioè, ma a me non c'era nemmeno bisogno di mi torturare. A me basta che dicevano solamente, per esempio, guarda che se non parli forse ti torturiamo. Cioè, immediatamente parlava, scriveva, cioè se non capivano e facevano un disegno. No, allora riprendiamo dopo. Guarda chi ci è venuto a trovare. Troisi. Bravo. Ci sei venuto a fare una visita? Bravo. Sono molto contento, sai. Sì. Piacere di vederti. Pure io. Ciao. Questo è il nostro fonico. Almeno e adesso ci lascia perché facciamo due chiacchiere. Allora... Senti, allora hai debuttato cinematograficamente? Ci faccio il debutto, stavolta su tutte... Guarda, io sono un tuo ammiratore perché oltre ad essere un professionista sono anche pubblico. Quando vedo uno spettacolo in televisione o in teatro io mi estraneo dal professionismo e giudico come un pubblico, come il pubblico. Infatti, molto anzi, proprio pubblico. Infantile, pubblico infantile. Pulita. Anzi, non vado io nei locali pubblici perché rido talmente forte che disturbo pure la gente. Io mi sento ancora pubblico, ancora più, che mo' accumenci, quindi... No, cioè... io ti ho visto in televisione e mi sono veramente divertito. Già che per me è una cosa strana. Uno dice, che Alberto cosa? Sordo vede la televisione, ma ha visto, può essere mai... Purtroppo, okay. Vedi, lavoriamo come bestie qui dalla mattina alla sera, perciò c'è questo spettacolo che noi godiamo in televisione. Se io devo avanzare un giudizio su di te, ti dico subito che per diventare un attore bisogna studiare molto. Ci vuole un maestro che ti insegni a fare l'attore. Per diventare un comico bisogna nascerci. È proprio solo madre natura, perché non ci sono maestri. Madre natura che ci dota di questi requisiti atti a diventare un attore. La faccia, la personalità, la comunicativa e la simpatia. E tutti questi requisiti ce li hai tutti quanti. Tu poi hai un vantaggio sugli altri, su tutti, adesso che ti sento parlare. C'hai la lingua. Attenta, ti dico lingua e non dialetto, perché il napoletano è veramente una lingua. Sì, e sì, il napoletano sembra veramente confezionato apposta per lo spettacolo comico. Non credo che ci sia... neanche un napoletano che non abbia fatto nella sua vita una battuta comica per far ridere la gente. Sì, comunque sì. Guarda, tu nasci oggi e mi fai gli auguri per il mio film, per cui io te li faccio con immensa gioia, immenso piacere, perché sono veramente un tuo ammiratore. Io appunto penso di aver bisogno, io forse proprio più, io a te ti faccio un po' più in sordino, no, perché sordi e sordi già. Te li faccio con tutto il cuore. Quindi veramente. Invece oggi proprio bisogno di questa cosa... Perché in teatro uno ha avuto soddisfazione, ma ci provo con cinema a dire pure. No, sei molto bravo discorso, e ti dico, avrai una brillantissima carriera. Ti ringrazio. Però tieni sempre d'occhio i tuoi grandi predecessori, i grandi maestri, certo. Totò e De Filippo. E tu occuperai un posto importantissimo nel mondo dello spettacolo. Io te lo auguro. Una cosa grossa. Ciao, Tracy. Sono molto contento. Tanti auguri, grazie. Ciao. 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 Albe, no, non è mica festa, vieni qua. Vieni.
adesso Troisi l'abbiamo avviato, abbiamo noi, perché la gente ormai con noi è abituata a sentire Troisi debutta. Allora, dunque, mi sembra che sia venuto tutto bene, abbiamo visto questa scena del film, mi sembra ottimo. Però... tanto giù per no, tanto non si vede che sta piovendo. La gente si è divertita, quindi no? Ragazzi, vi ringrazio, arrivederci e buon divertimento, ciao. Ma un momento, la sigla finale, Raffa, fa la sigla finale. Tanto registriamo la sigla finale che poi andiamo a Roma. Sta su YouTube. L'ombrello, l'ombrello. Ti sto valorizzando. L'ombrello, ma può dare? Canti, canti, ti preoccupare. Vai. Facciamo la sigla finale. Vicino me. Registriamo. Facci mamma. Allegra, allegra. Ancora, ancora. Cammino un po'. Vai, ti sto valorizzando, vai. Allarghi il mare, e ci spazzò tutto. Allegro, allegro. Magallone. Se si vede ombrelle, capito? Così invece non si vede niente, va. Show, 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 show